laboratori di scienza, la prima uscita della biblioteca itinerante per ragazzi, un orto dove seminare una pianta vera da portare a casa, ascoltare ed assistere alla lettura animata del Kismet, leggere libri della Progetit e ancora l'amatissima Peppa Pig, il trucca bimbi, le sculture di palloncini. Laboratori di scienza è inoltre un info point della Regione Puglia che illustra gli aiuti alle famiglie, l'associazione FIAB Ruota Libera, i giornalisti e le truppe del portale di informazione tematica per famiglie. Alla Domenica in Famiglia con cittadeibimbi.it che si è svolta nella Cittadella della Scienza, organizzato da portale internet barese www.cittadeibimbi.it, hanno partecipato circa 1000 bambini da 0 a 14 anni, per un totale di 2500 presenze. Tanti genitori hanno potuto fare colloqui privati gratuiti con gli esperti del portale cittadeibimbi.it. Erano presenti il pediatra Michele Quercia, la nutrizionista Giulia Di Pietro, per la prima volta ospite di un evento di cittadeibimbi.it, e gettonatissima da parte di mamme e papà, che con il questionario alimentare in mano, scaricato dal portale e compilato, hanno fatto la fila per chiedere una sua consulenza. C'era anche un apprezzato ritorno, la psicoterapeuta Anna Barbara Pacifico, l'ostetrica Dalila Bucci, l'esperta di età evolutiva e di massaggio infantile Angela Maria Nitti. Nel corso della giornata si sono svolti i laboratori di scienza Dire e Fare Scienza, organizzati dalla Cittadella della Scienza, ai quali hanno partecipato bambini e ragazzi e che si sono tenuti nell'ambito di un programma di divulgazione scientifica promosso in 10 città italiane dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il prossimo Open Day si svolgerà il 17 novembre e sarà dedicato alle famiglie. Genitori e figli potranno svolgere insieme tutte le attività. Le richieste dei biglietti potranno essere effettuate online su www.cittadeibimbi.it a partire dal 4 novembre 2013. Nel grande padiglione dove si è svolta una domenica in famiglia con cittadeibimbi.it, i bambini hanno visitato la biblioteca itinerante su quattro ruote, un progetto vincitore del concorso Giovani Idee per una Puglia Migliore, nell'ambito di Principi Attivi della Regione Puglia, promossa da Valentina Calvani, educatrice ed esperta di laboratori esperienziali. Il teatro Kismet ha messo in scena Tararì Tararera, letture animate a cura di Gianna Grimaldi e L'Angolo della Creatività a cura di Karin Gasser. Tanti piccoli partecipanti hanno poi seminato una fava che alla fine hanno portato a casa per poi curarla e vederla crescere. Tra i partecipanti anche l'azienda di Corato FAS, produttrice di pannolini e assorbenti. Ma non solo, i piccoli visitatori hanno partecipato anche ai laboratori per giovani assaggiatori di olio e miele. La giornata è stata anche l'occasione per presentare i progetti di sostegno che la Regione Puglia, assessorato al welfare, ha in corso per aiutare i genitori con i figli fino ai 17 anni. Tra questi c'è l'introduzione dei buoni servizio di conciliazione vita-lavoro. Portare il piccolo al nido, i bambini in ludoteca o usufruire di attività extrascolastiche per i diversamente abili sarà quindi meno oneroso grazie al sostegno finanziario regionale che ha già messo a disposizione 40 milioni di euro. Siamo con Katia Filanino, responsabile eventi del portale Città dei Bimbi, oggi domenica 6 ottobre a Bari nella Cittadella della Scienza per celebrare una grandissima manifestazione. Ci sono tanti laboratori qui in questo grandissimo spazio. Ci vuoi illustrare le attività che i bambini oggi porteranno avanti? Certo, intanto benvenuti, grazie della vostra partecipazione. Noi siamo qui a Cittadella Mediterranea della Scienza nell'Open Day indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione. Ce ne saranno due, uno oggi 6 ottobre e l'altro 17 novembre. E nell'ambito di questo Open Day, cioè porte aperte della Cittadella della Scienza, noi del portale Città dei Bimbi abbiamo organizzato degli eventi per tutti coloro che purtroppo non sono rientrati nei 720 fortunati ad avere il biglietto. Voi sapete che noi abbiamo un'utenza molto elevata, e quindi per tutti gli altri abbiamo organizzato questo grande laboratorio, tantissime attività ludico-ricreative, a cominciare dal Libro Lab, il movimento, il progetto di Valentina Calvani finanziato da Principi Attivi della Regione Puglia, la prima biblioteca itinerante che diciamo da oggi fa il primo passo su quattro ruote per la città di Bari e ci auguriamo per tutta la regione. Poi ci saranno tantissime attività, qui abbiamo tutta l'area dei consulenti medici, vede filo diretto con i nostri consulenti, abbiamo la psicoterapeuta, il pediatra, la nutrizionista, abbiamo lo studio mediterraneo, lo studio dentistico, uno studio associato di Bari, abbiamo Pronto Tata, consulenti sulle tate diciamo di Bari, vi potete rivolgere a lei, Baby Stars con varie attività, dai trucca bimbi, poi ci sarà Peppa Pig che diciamo è il boom del momento per i bimbi, palloncini, poi abbiamo un'anteprima del Matera Balloon Festival organizzato da Murgia Madre dove ci sarà
saranno tutte le anticipazioni sul prossimo weekend. Poi abbiamo uno spazio dedicato molto importante alla sezione welfare della Regione Puglia, dove ci saranno dei talk privati con genitori per chiunque volesse saperne di più sui buoni conciliazione famiglia-lavoro. Poi abbiamo altri consigli, qui abbiamo l'angolo dagli 0 anni con FAS, produttore di pannolini, che regalerà dei pannolini, e inoltre abbiamo l'ostetrica e l'esperta dell'età evolutiva Bucci, un connubio Buccinitti, che si occuperanno di massaggio infantile. E poi non ultimi abbiamo la sezione bio con Biol Kids, Miel Kids, degustazione di olio e di miele per giovani assaggiatori a cura della Eco Bio Equo, e Orto Circuito, che si occuperà di piantare, di far piantare delle pianticelle ai bambini di fava che porteranno a casa. In più, scusatevi, non voglio dimenticare il teatro Kismet con varie attività e la Progedit e FIAB Ruota Libera. Li ho detti tutti. Complimenti per la chiarezza e la completezza dell'informazione. Quindi un grandissimo evento gratuito offerto a tutti i cittadini, in cui si offre non solo dei momenti ludici ma anche dei momenti di formazione ed informazione diretti ai bambini e più piccoli, ma anche ai genitori. Quindi un momento ideale di incontro tra per le famiglie con le istituzioni anche. Certo, perché diciamo il nostro intento è quello di creare delle attività ludico-ricreative di un certo spessore, di cultura per i bambini, e parallelamente, mentre il bimbo è impegnato in queste attività, il genitore può dedicare un po' di tempo per se stesso, che poi per se stesso non è, perché le consultazioni sono sempre dedicate ai loro bambini, però c'è anche la sezione Regione Puglia che può aiutare chiaramente le famiglie. Diciamo il nostro intento è sempre quello di fare una grande festa che possa accomunare tutti. E ci puoi dare delle anticipazioni sui prossimi incontri? Allora, il prossimo Open Day è il 17 novembre, sempre indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione, e noi ci saremo ancora, sempre in questa sede, sicuramente con altre realtà. Dottoressa Cristina Sunna, Regione Puglia. Salve, buongiorno. Siamo qui a presentare un'iniziativa della Regione Puglia che rientra nell'ambito di una programmazione europea di finanziamento a sostegno delle famiglie. In particolare si tratta di buoni servizi per la conciliazione, vale a dire la possibilità per le famiglie di accedere a strutture e servizi per minori come asili nido, ludoteche, centri per la prima infanzia, con un abbattimento della tariffa. È sufficiente fare una domanda online e avere poi l'abbinamento telematico con la struttura selezionata dalla famiglia. In particolare noi qui siamo presenti per presentare la nostra piattaforma informatica per effettuare la richiesta. Quindi un'offerta al pubblico che però non ha un grande riscontro, nel senso l'accesso è solo online, non personale, giusto? Sì, praticamente l'istanza, la domanda per accedere ai servizi si può presentare soltanto esclusivamente attraverso piattaforma telematica. È per questo che abbiamo deciso di selezionare un momento come questo evento organizzato dal portale Città dei Bimbi, perché ci è sembrato un momento per incontrare le famiglie, quindi essere presenti in un luogo dove avevamo a disposizione proprio il nostro target di riferimento, e attraverso una dimostrazione su un portale stiamo cercando di spiegare il percorso informatico per accedere a questa politica di sostegno. In due parole riesce a spiegarlo anche ora? Cosa devono fare materialmente? Sì, è sufficiente collegarsi a un portale che si chiama Puglia Sociale, basta lanciare su un motore di ricerca questa dicitura. Entrando poi in Puglia Sociale occorre registrarsi al portale, quindi la famiglia deve essere un soggetto che già è preregistrato all'interno del portale. Una volta effettuata la registrazione col proprio username e la propria password, si effettua l'istanza attraverso un link che si chiama semplicemente Buoni Servizio. E da lì, con il codice fiscale, bisogna compilare un format telematico, convalidare e stampare la domanda. Questa è la procedura, diciamo, a carico delle famiglie. Siamo con Elisa Forte, project manager del portale Città dei Bimbi. Ci parli dell'iniziativa?
Allora, come vedete, questo è un evento, è il terzo evento che raccoglie, diciamo, oltre un migliaio di persone nel corso della giornata. Il format è quello di avere le famiglie tutte insieme, però con la modalità in cui i bambini possono fare le loro attività, i genitori possono avere a loro disposizione momenti di informazione come quello che avete visto della Regione Puglia, oppure consulenze gratuite con alcuni esperti medici, con consulenti del portale. Però il progetto Città dei Bimbi è comunque un progetto più ampio, è un progetto del web ed è lì che noi come redazione di Città dei Bimbi ogni giorno dialoghiamo, parliamo con i nostri lettori, con le nostre mamme, informiamo, facciamo informazione tematica rivolta alle famiglie, cerchiamo di dare una guida su quello che c'è da fare in città, su cosa succede in città, e soprattutto stiamo raccogliendo tutte le informazioni da parte delle famiglie su quello che pensano della città di Bari. Noi alla fine di questo percorso, che finirà diciamo nei prossimi mesi, vorremmo capire se le famiglie a Bari, se le mamme e i papà pensano che Bari sia una città baby friendly o meno. Lo chiediamo ogni volta, alla fine avremo un report di tutto questo lavoro di cui noi ne daremo notizia. Per le famiglie che oggi non sono qui, come possono fare a informarsi per i prossimi vostri eventi e dove e come vi trovano? Allora, noi siamo quindi online, il nostro indirizzo è www.cittadebimbi.it, questo è il portale nazionale, abbiamo un'edizione news locale su Bari che è www.cittadebimbi.it/Bari. Qui ci saranno tutte le informazioni su ogni nostro evento. Il prossimo sarà di nuovo qui alla Città della Mediterranea della Scienza, il 17 novembre prossimo. La formula credo che sia simile. Per le prenotazioni gli inviti sono gratuiti ma i posti limitati. Per le prenotazioni dagli inizi di novembre su www.cittadebimbi.it o sulla nostra pagina Facebook.